Tele due ruti. Sto leggendo le lettere di Pierpaolo Pasolini, la corrispondenza che è stata appena pubblicata da Garzanti. Per l'occasione ho indossato la t-shirt di Made in Jail, che insieme a Silvio Palermo e a Nicola Grossi, che l'ha disegnata, riprende una camicia della bottega di Fulgenzi che Pasolini indossava nel 65 sul set di Uccellacci e Uccellini. Ci sono molte foto che lo mostrano accanto a Totò, che gli spiega le scene del film. Negli anni fine anni 60, primi anni 70, andavano di dove, che devo fare? Devo andare a allontanarmi? Ah, ecco, diciamolo, il cinema è anche, diciamo, voci di sottofondo. La moda carceraria. Ma dicevo, questa è la fotografia che al circolo Turati di Milano gli fece Letizia Battaglia, un'amica. La cosa più avvilente, straziante di queste lettere, tolta la parte autobiografica dove lui racconta delle difficoltà materiali, delle sue sofferenze interiori, e la corrispondenza, c'è un dito che sta per coprire, lì, sì, e la corrispondenza col mondo editoriale e letterario, dove viene fuori tutta la miseria del che subisce uno scrittore, con la piccineria dei colleghi, la piccineria dei giornali, l'attesa di essere pagati rispetto alle collaborazioni, cioè la miseria del mondo letterario ed editoriale, che allora era meno, diciamo, miserevole dal punto di vista della piccineria umana di quanto non lo sia adesso. E immaginare tutto questo è assolutamente straziante. La sordità dei colleghi, la piccineria del mondo editoriale. E se uno prova a leggerle, dice: ma io preferisco fare... Anzi, uno si domanda: ma perché il mondo editoriale, letterario, è umanamente così piccino? Tele due ruti.